Dovrà rispondere del reato di furto un uomo che due giorni fa, dagli scaffali del negozio Brico Center in località Mazzaniello di Sala Consilina, ha rubato un collare e un guinzaglio per cani. Nel video che vi proponiamo, registrato dall'impianto di videosorveglianza dell'attività commerciale, si vede un uomo che, dopo aver preso i due oggetti, si assicura che nessuno possa vederlo e infila il tutto in una tasca. Il taccheggiatore non ha però pensato che a riprenderlo c'erano le telecamere a circuito chiuso. Il titolare dell'attività, pochi minuti dopo il furto, ha notato che la scatola che conteneva uno degli oggetti rubati era vuota. Ha così fatto un controllo con le registrazioni video ed ha assistito a tutta la scena del furto. Nella giornata di oggi ha presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Sala Consilina, allegando anche i video affinché possano individuare il ladro.